Ho la faccia da panda. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come potrete vedere, mia mamma in questo video non ci sarà, però nei prossimi sì. Ci tenevo tanto a fare questo video per farvi vedere la nuova box di Stationery Pal che ci hanno mandato per il back to school. Una cosa importante è che il codice è la fashion e vi dà il 18% di sconto fino al 31 agosto. Torna al 10% come sempre. Per cui affrettatevi se volete prendere qualcosa da Stationery Pal. Guardate l'info box sotto al video dove vi scriveremo tutto. Ok, eccoci qua. Ora andiamo ad aprire la box. Come prime cose vediamo un orsetto e un coriandolo viola, il mio colore preferito. Ok, mettiamo un po' qua. Adesso cerco di non rompere il sticker dell'orsetto perché me lo tengo da parte. Questo lo mettiamo da parte, che me lo terrò per il futuro, se si toglie. Ok, e adesso apriamo. La prima cosa che troviamo è un bigliettino dove Stationery Pal ci ringrazia per fare questo video. E lo mettiamo da parte. Adesso possiamo intravedere questo rossetto, che può essere anche un portachiavi perché ha il buchetto qua. Adesso controllo in mezzo alla paia se non ci sono altri omaggi. Questo è un portachiavi di un astronauta. Molto carino e lo metterò vicino allo zaino della scuola. Poi, come prossimo oggetto, intravedo questo. Sembra un set di Rainbow Mini Alette, che consiste in dei scotch, una penna, un Lego, penso, e altre cose. Comunque adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Da questo set possiamo vedere dei sticker molto carini e un segnalibro. Poi ho trovato questo set di penne colorate e la marca è Zebra. Possiamo vedere dei sticker, tre washi tape, tutti diversi, molto belli. Dei post-it con un cuore verde, molto carino. Una penna multicolore, che poi la userò. Un portachiavi. E un adesivo a forma di arcobaleno. Ricontrollo che non ci sono altri omaggi. C'è questo. Un campanello. E adesso togliamo la palla. La paglia. Poi vediamo questi washi tape, che sono grandi o più piccoli, molto belli. Poi ci sono questi set sticker della Sanrio con Mamelody e un altro personaggio. E adesso vi faccio vedere questo. Ci sono tantissimi tipi di sticker e sono anche tutti diversi, mi sembra, e penso che li metterò nel diario. Molto carini. Andando avanti, troviamo questi elastici della Sanrio, molto carini. Adesso ne apro uno per farvi vedere. Se riesco, ok. Questo è della My Melody. Poi c'è questo blocchetto con l'orso. Lo andremo ad aprire per vedere se è un blocchetto tipo post-it.
Allora, c'è un po' di adesivo, ma non si attacca benissimo, perché vedete che dopo si scolla un po'. Poi andiamo a vedere tutte queste penne e i Posca. Vi faccio vedere le penne dell'Ansario, che mi sembrano tutte molto carine con questo stile. E sono tutte Biro. Sì. Poi ho preso per la scuola questi tre Uniposca. C'è quello rosso, quello arancione e quello blu. Andando avanti troviamo questa cancellina di Hello Kitty. Poi questo soft pocket con l'unicorno che l'ha preso mia mamma per usufruirlo nel telefono. Come potete qua ci sono le istruzioni, ma penso che lo sappiate. Poi questa cover che l'ha presa mia mamma, che è trasparente con... aspettate. Trasparente con questi cuoricini. Poi ci sono questi due librettini pieni di sticker, tipo questo. Ce ne sono un sacco e poi sembrano anche molto cute. E anche l'altro, questo, che ha sempre sticker diversi. Poi troviamo questo post-it dove c'è un carlino, molto divertente e molto carino. Ho fatto anche la rima, io. Poi intravediamo, vabbè, questi due omaggi, che sono delle spillette, una con tre macaron e una con un cuore trasparente. Anzi, no, è una pinzetta, mi sembra. Ultima cosa, vi faccio vedere un kit per il Bullet Journal. Mia mamma lo ha scelto del colore viola perché è il mio colore preferito. Sul sito lo potete anche trovare in altri colori, giallo, verde o blu, come volete. Scopro con voi cosa c'è all'interno. Un quaderno a quadretti. Poi un astuccio viola. Adesso lo apro così possiamo vedere quante tasche ha. Una qua e una qua. Di certo ci metterò delle penne, delle gomme e tutto il necessario per la scuola. Poi, questo dovrebbe essere un timbrino. Poi, un set di washi tape. Molto carini, che sono di una forma diversa, dal più grande al più piccolo. Poi altre penne che adesso un attimo vedremo più o meno come la punta di ognuna. Prima che vi faccio vedere, ha la punta fine qua e la punta grande qua. Poi ci sono queste due penne Biro che scrivono viola. Poi questo dovrebbe essere un'altra penna molto più fine. Questo, un pennarellino con la punta molto fine, che lo proviamo qua. Poi questo è un pennarello della Midliner che ha la punta molto da brush pen e mi mancava questa per completare il mio set, visto che ne ho uno. Poi c'è questa penna viola che sembra brillantinata. Vi faccio vedere l'ultima penna doppia. La prima è la punta da evidenziatore e la seconda ha la punta più fina. Le ultime tre cose sono due washi tape, uno viola chiaro e uno un po' più colorato. Poi una clip per fermare i fogli. Nel kit del Bullet Journal non c'è altro, quindi vi ricordo di andare sul codice alla Fashion, che è del 18% e durerà fino al 31 agosto. E dopo ritornerà al 10% come sempre. Ciao!